Buonasera telespettatrici, buonasera telespettatori e benvenuti a Tu per Tu, speciale referendum. Questo è il confronto della vigilia del voto referendario perché fra poco più di 48 ore potremo, anzi meno di 48 ore, tutti gli italiani maggiorenni sono chiamati ad esprimersi con un sì o con un no al referendum sulla riforma costituzionale, la riforma Renzi-Boschi. Questo è l'incontro, come dire, dell'ultima ora, ne abbiamo già fatti tre, abbiamo visto rappresentanti della politica nazionale, abbiamo visto giuristi, abbiamo visto rappresentanti, diciamo, delle amministrazioni, dei territori. Oggi sentiamo la voce delle signore della politica. Sono due rappresentanti del mondo femminile che si interessa di politica, anche dimostrare, come dire, non soltanto che noi ci teniamo alle pari opportunità, che proprio pari pari non sono perché ne abbiamo sei contro due, ma che non è vero che le donne, diciamo così, siano rimaste assente da questo dibattito sulla riforma costituzionale. Adesso ce le presenta Stefano Ravaioli. Buonasera, buonasera anche da parte mia. Quindi le donne che oggi, questa sera, si confrontano sul referendum sono alla mia sinistra Marcella Zappaterra, dal 2001 al 2007 vice sindaco del comune di Porto Maggiore, successivamente consigliera della provincia di Ferrara, di cui è stata presidente dal 2009 al 2014. Attualmente è consigliera regionale del Partito Democratico e naturalmente è schierata dalla parte del sì. Alla mia destra Marzia Marchi, attivista del mondo ambientalista ferrarese, molto conosciuta in questo suo ruolo, è stata presidente, tra le altre cose, del circolo ferrarese di Lega Ambiente, protagonista di molte battaglie ambientaliste, esponente dei comitati per l'acqua pubblica, oggi è esponente del comitato ferrarese per la democrazia costituzionale, che è una delle espressioni del comitato nazionale per il no. Diciamo politica e società civile, ugualmente una passione per la politica, anche se con responsabilità e ruoli diversi. Ecco, a Marcella Zappaterra, a Marzia Marchi, mi rivolgo con questa riflessione, diciamo ancora prima che con una domanda. Si è detto che questo referendum ha diviso moltissimo, diciamo, la nazione, no? Ed è un'osservazione ovvia quasi, perché quando ci sono in gioco un sì e un no è chiaro che ci si divide. Ecco, semmai il tema, a mio avviso, un altro, e cioè è che la Costituzione della Repubblica Italiana è comunque nota a pochi, nonostante questo dibattito, che forse è anzi uno dei meriti di questo lungo dibattito anche acceso nei toni, è stato quello di averla fatta avvicinare di più. La Costituzione resta comunque, dal punto di vista conoscitivo, un fatto elitario. Allora, a voi io chiedo, Marcella, Marzia, quando per la prima volta avete letto, conosciuto la Costituzione e dove ne avete sentito parlare, chi ve l'ha proposta, Marcella? Beh, sì, è vero, condivido che ci sia un tema che potrebbe essere titolato La Costituzione, questa sconosciuta. Io ho avuto la fortuna di conoscere la Costituzione bene al primo anno di giurisprudenza presso l'Università di Ferrara. Tra l'altro feci l'esame di diritto costituzionale con la professoressa Lorenza Carlassare, che è attualmente schierata per il no, che mi ha fatto amare la Costituzione, pur essendo attualmente su posizioni politiche rispetto a questo referendum diverse, ma per un motivo fondamentale. C'è chi approccia la Costituzione in maniera ideologica, vedendo la Costituzione come un totem immodificabile. Per quanto ho studiato io, invece, i costituenti hanno fatto, per arrivare alla definizione della Carta Costituzionale, un ampio dibattito, con molti dubbi. Sono arrivati a quel testo dopo lunghe mediazioni, ammettendo, come si vede dagli atti, che ci sarebbe stato la necessità di un cambiamento che questa classe dirigente adesso ha scelto di fare. La Costituzione italiana è certamente la Costituzione più bella del mondo. Con questo referendum non viene toccata nella parte che riguarda i diritti, nella prima parte, sui diritti e sui valori. Viene modificata, a mio avviso, in meglio sulla parte che riguarda l'assetto e l'innovazione delle istituzioni. Marzia Marchi. Buonasera, io ho cominciato a studiare la Costituzione ancora prima, al liceo, perché si faceva diritto e economia. Io ho fatto un liceo in cui studiavo già il diritto, poi l'ho studiata all'università, ho dato l'esame di diritto costituzionale anch'io,
e quindi insomma diciamo che c'è una conoscenza che non è certamente di questi tempi. Io penso che la Costituzione sia uno strumento, come dice, recita la parte dei principi, uno strumento che come dire, crea il fondamento di una società, sono le regole basilari di una società. È composta di due parti, la parte dei principi e più gli altri titoli. La parte dei principi dice una cosa importante, che è quella della sovranità popolare. Questo articolo, che è l'articolo 1, è emerso dopo 2 anni di lavoro dell'Assemblea Costituente, ma soprattutto è qualcosa che è emerso dopo una dittatura. Ricordiamoci che il nostro paese è emerso da una feroce dittatura che ci ha portato ad una feroce guerra. E quindi questo valore dei principi che sono stati scritti con estrema chiarezza nella Costituzione sono assolutamente, come dire, il fondamento della nostra Repubblica e del nostro Paese. Si modifica, è vero, la parte seconda, si modifica quello che è l'ordinamento, ma modificando l'ordinamento io sostengo, insieme ad esimi giuristi che ho studiato, che mi vanto di avere studiato, che si vanno a modificare anche i principi e quindi noi stiamo costituendo mettendo in crisi le fondamenta del nostro Paese. Ecco, voglio solo tanto precisare per chi ci ascolta una cosa, cioè che esimi giuristi si sono schierati dalla parte del no ed esimi giuristi si sono schierati dalla parte del sì, quindi siamo sempre, come si dice, a bocce ferme dal punto di vista delle autoritates, diciamo delle autorità che si sono espresse sulla riforma costituzionale. Ecco, durante il dibattito, insomma, che si è sviluppato intorno a questo referendum, una delle considerazioni che sono emerse, una delle critiche che sono emerse, che hanno in qualche modo anche motivato la nostra scelta di procedere a questa trasmissione, si lamentava, insomma, in particolare lo lamentò il ministro Boschi, che tra l'altro dà il nome a questa riforma, di una presenza scarsa, insomma, delle donne nel dibattito sul referendum e in particolare, lei diceva, per ovvie ragioni, nei comitati per il no. Ecco, però in generale voi ritenete che ci sia un problema di partecipazione dei cittadini e in particolare delle donne alla politica attiva e questa riforma ci dà qualche elemento in più o in meno per quanto riguarda la questione della partecipazione? Marzia Marchi. Questa riforma dice di volere migliorare, perché introduce una cosa che in realtà è una banalizzazione, perché introduce all'articolo 55 e all'articolo 122 il fatto che per accedere alle cariche elettive bisogna effettivamente promuovere la parità di genere, ma in realtà nella parte dei principi e nell'articolo 51 si dice già con la riforma, tra l'altro con una riforma fatta nel 2001, si introduce un comma che dice a tal fine la Repubblica per l'accesso alle cariche pubbliche e alle cariche elettive promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Quindi in realtà anche quando parla di uguaglianza l'articolo 3 la Costituzione già prevede la parità di genere e tante altre parità. Allora che cosa significa l'accesso delle donne? L'accesso delle donne alla politica è durissimo, anche perché chi fa politica, purtroppo mi spiace dirlo, ma in tutti i partiti è soggetto all'interno dello stesso partito ad una forma di controllo. Io mi dispiace dire questo da donna, però le donne non hanno espresso finora in Italia all'interno della politica una posizione autonoma. Hanno, come dire, soggiaciuto a dei diktat che sono ancora dettati fortemente dal mondo maschile. Questo è un problema generale del mondo, abbiamo visto cosa è accaduto anche in America, no? Quindi credo che adesso, al di là dei meriti dei due contendenti, però sicuramente c'è un problema anche di fatica ad accedere ad un ruolo femminile. I partiti e in particolare il partito che promuove questa riforma, a mio avviso, non sta facendo nulla per rendere l'accesso concreto. Marcella Zappaterra, su questo tema, partecipazione delle donne. Io sono d'accordo sul fatto che c'è un problema di partecipazione delle donne alla politica e alle istituzioni in questo paese e per molti, troppi anni non hanno partecipato all'agenda politica di questo paese, non hanno partecipato ai luoghi dove si prendevano le decisioni. Però credo che questo referendum, soprattutto se vince il sì, possa dare un contributo fondamentale perché molto spesso le donne non hanno voglia di partecipare ai riti delle discussioni lunghe, alle chiacchierate che alla fine, come dire, sembrano essere poco concrete. Siccome se vince il sì,
anche le istituzioni risulteranno un luogo più concreto nel quale decidere, credo che un contributo possa essere dato. Marzia Marchi prima diceva una cosa giusta, la Costituzione prevede la parità, prevede la promozione della parità. Nei fatti, purtroppo, la parità si riesce ad averla solo attraverso le leggi ordinarie, non è la Costituzione che garantisce la parità di genere, la rappresentanza di parità di genere. E su questo mi permetto di dire che a partire dalla legge regionale di questa legislatura, ma dalle liste del PD, è l'unico partito che garantisce davvero la parità di genere nelle liste. Dopodiché bisogna anche non cadere in contraddizione con il principio che è quello della maggiore democrazia per i cittadini, cercando di obbligarli a decidere un genere piuttosto che l'altro. Allora, io credo che i partiti debbano obbligare alla parità di genere, almeno sulle liste, con le preferenze, poi è chiaro che i cittadini potranno essere liberi di scegliere. Ecco, stiamo su questo tema, perché se è vero che la partecipazione è l'anima della democrazia e se è vero che anche la rappresentatività, come dire, di uomini e donne garantiscono parità di diritti e quindi democrazia vera, ecco, aver inserito le quote rosa all'interno della Costituzione può essere lo strumento per passare dai principi che citava anche Marzia Marchi, presenti nello stesso preambolo, diciamo, negli stessi articoli, i primi 12 articoli della Costituzione. Forse è una spinta per passare dai principi all'obbligo, ai fatti, perché davvero c'è una resistenza fortissima, come dire, anche all'interno dei partiti, che questo è un riconoscimento tutto sommato di questa resistenza, a far entrare all'interno delle liste pariteticamente donne e uomini. Marchi. Allora, questo problema della parità, intanto le quote io non sono né a favore né contro, nel senso che credo che tutto quello che va in direzione di una partecipazione femminile sia da valutare, da apprezzare. Però c'è un problema di volontà politica. Noi abbiamo detto, e l'ha confermato prima, nella Costituzione c'è già l'uguaglianza, c'è già la parità, però non viene applicata, come quasi tutta la Costituzione. Molte parti della Costituzione, soprattutto in quello che attiene ai principi, non sono applicate. Allora qui non abbiamo un problema di cambio o di inserire nuove postille nella Costituzione. Noi abbiamo un problema di applicare la Costituzione. All'interno della formazione politica noi vediamo che nella formazione delle liste vengono inserite, perché c'è l'obbligo, le donne, ma quello che succede, i capilista, e che sono i capilista, saranno bloccati con la legge dell'Italicum, che è assolutamente connessa al discorso della riforma costituzionale, saranno inevitabilmente i maschi, gli uomini. Questo perché c'è stato all'interno dei partiti, e mi dispiace dirlo, all'interno del PD, che è un partito che viene da una storia di sinistra, perché è la congiunzione dell'ex PC, poi dopo c'era anche la Democrazia Cristiana, ma ahimè. Però voglio dire, ha una storia che viene di sinistra, certo. Le donne sono state, certo, ma io lo riconosco, le donne sono state, come dire, messe in condizioni di seguire un diktat, seguire una linea, e mi dispiace dirlo, ma le donne che hanno fatto politica si sono, come dire, adeguate a queste strategie per ottenere dei posti dove non contano nulla. Allora, sarebbe interessante intanto rispondere a queste affermazioni così categoriche di Marzia Marchi, ma anche alla domanda che io facevo, e cioè l'avere inserito in Costituzione, come dire, questo articolo non dà più cogenza, diciamo, e al fatto di liste, come dire, che rappresentino entrambi i generi, mette i partiti di fronte ad una necessità, in sostanza, che forse fino ad ora non è sempre stata osservata. Io invece, a differenza di Marzia Marchi, sono sempre stata favorevole alle quote di genere, perché anche nei paesi del nord, anche nelle democrazie più avanzate, dove il governo è quasi totalmente in mano alle donne, per dirla, per farci capire da chi ci ascolta, sono arrivati a quel livello di partecipazione delle donne solo attraverso forzature. Quindi per me le quote sono comunque un elemento che scardina un sistema e che fa svoltare dal punto di vista culturale. Questo è successo anche con l'introduzione in Costituzione, tant'è che si sono fatte... Scusate, perché c'è un dubbio, che dove è scritto che si mettono le quote rosa in Costituzione? Perché io, leggendo gli articoli della riforma, non ho letta che sono scritte le quote rosa. Si dice si promuove la parità di genere. Promuove l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Promuove l'equilibrio, non c'è scritto che ci saranno le quote. Promuovere l'equilibrio
Ma viene interpretato come una pariteticità. Ecco, è la dimostrazione che non è con la Costituzione che si garantiscono, che si garantisce la parità, ma è con le leggi ordinarie. Certo. Attraverso gli interventi legislativi che si sono seguiti e anche le sentenze, abbiamo un livello di parità attualmente in politica, ma fatemi dire, nei posti di potere, consigli di amministrazione di grandi aziende pubbliche importanti, piuttosto che le giunte dei comuni, dove la parità adesso è un obbligo, o comunque nessuno dei sessi può essere rappresentato in misura maggiore oltre una certa quota delle camere. Certo, però bisogna che vediamo questo principio della partecipazione nel contesto del paese, non solo sulle camere. Dopodiché anche nell'attuale rappresentatività del Parlamento, il Partito Democratico è quello che ha più donne parlamentari e di governo. Che Marzia Marchi dica che non contano nulla è un elemento che io contesto. Ogni cittadino potrà liberamente farsi la sua idea se contano o non contano, però intanto ci sono, dicono la loro, alzano la mano, votano, prendono delle posizioni. Ecco, c'è un altro tema più generale, diciamo, ma molto importante, che è quello del rapporto tra i cittadini nel loro complesso e la politica. Una delle obiezioni che lo schieramento del no sostanzialmente fa a questa riforma è che ridurrebbe gli spazi di democrazia sostanzialmente e renderebbe più difficile la partecipazione dei cittadini alla politica. Allora, la domanda è: qual è il vostro pensiero su questo e soprattutto come si concilia questo punto di vista con il fatto che siamo già oggi in presenza di una difficoltà di partecipazione dei cittadini alla politica molto evidente, soprattutto dalle quote di astensionismo che in un paese come l'Italia sono assolutamente inusuali e che sono in continua crescita. Ecco, su questo vi chiederei una riflessione, a cominciare da Marcella Zapaterra. Io la dico così. E questo accanimento sull'argomentazione dell'impoverimento della democrazia per i cittadini, sull'esercizio della democrazia, mi fa un po' sorridere, perché di fatto non c'è alcun rapporto tra la democrazia e l'elezione diretta. Questo bisogna saperlo e bisogna essere chiari, perché se è vero che il Senato nella riforma, per essere corretti rispetto a quello che è scritto, prevede che i senatori vengano eletti dai consiglieri regionali rispettando la volontà popolare e dai sindaci attraverso il comitato delle autonomie locali, è anche vero che stiamo superando questa impostazione e che con legge ordinaria ci si è già impegnati a mettere la seconda scheda per le prossime elezioni regionali. Ma io dico, ma non scandalizziamoci se il Senato non viene eletto direttamente, perché intanto i parlamentari fino adesso li abbiamo sempre eletti senza scegliere niente, perché attraverso il sistema elettorale delle liste bloccate, se con l'Italicum sono bloccati i capilista, che non sapremo se saranno tutti uomini o donne, lo vedremo, di sicuro fino ad ora con le liste bloccate l'elenco dei parlamentari l'hanno deciso in quattro nelle segreterie di partito, il popolo non ha potuto decidere, il cittadino ha solo votato il simbolo, non ha potuto esprimere una preferenza. Dopodiché fatemi dire che mi fa un po' ridere questa sottrazione di democrazia, perché la diciamo per la mancata elezione dei senatori, non si grida al lupo sui meccanismi che invece davvero mettono a rischio la democrazia parlamentare, che sono la continua decretazione d'urgenza a cui i governi sono costretti e la fiducia. E allora non scandalizziamoci sull'elezione diretta dei senatori quando c'è di peggio. La vittoria del sì serve proprio ad evitare che il governo abbia più potere, lasciando un'unica Camera col potere legislativo di fare il suo mestiere fino in fondo. Ecco, Marcia Marchi, su questo tema qual è il suo pensiero? Che rapporto si verrà a creare se la riforma dovesse concretizzarsi, appunto, tra politica e cittadini per quanto riguarda la possibilità di influire sulla politica? Beh, allora, io devo fare una premessa a questo ragionamento. Io sono una cittadina, lavoratrice, ambientalista, mai iscritta a nessun partito, nessun movimento, e sono qui a combattere ho fatto tutti questi mesi per combattere in difesa della Costituzione. Qua, come abbiamo sentito da curriculum, abbiamo invece una persona che è stata dentro l'iter istituzionale e politico praticamente per tutta la sua vita. Allora, e probabilmente non è neanche alla fine di questo percorso. Allora io dico, mi sorprende sentir dire che non scandalizziamoci se il Senato non è eletto, che insomma questi poi la funzionalità
l'identità di questi politici non è così poi così importante, che lo dice da qualcuno che ci sta dentro e ci campa. Io campo di altro, faccio un altro mestiere e dico che invece è molto importante, ho citato prima l'articolo 1, la sovranità popolare, che è stata una conquista per questo paese, si esercita attraverso forme di democrazia rappresentative. Allora, la rappresentatività del popolo avviene attraverso il sistema elettivo. Noi al momento attuale, con la Costituzione ancora vigente, abbiamo 4 istituti elettivi: per il Parlamento, che ha 2 camere, quindi 2 possibilità, 2 voti, poi avevamo gli enti locali, le amministrazioni pubbliche, nelle quali abbiamo il diritto di voto sui consiglieri regionali e ora sui comuni. Ce n'era uno sulle province e ce l'hanno tolto, e questa riforma andrà a togliere anche la parte che riguarda le province, che non è che spariscono, così come non sparisce il Senato, diventano enti elettivi di secondo livello. Quindi io dico, viene sancita la loro abolizione, che non sarà un'abolizione effettiva di queste strutture, ma sarà, diciamo, la loro sottrazione come istituzioni a livello costituzionale. Ma non è che spariscono, tant'è che a Ferrara, e già sul sito del comune, c'è la votazione prevista per il 15 dicembre per eleggere il nuovo consiglio provinciale. Ma torniamo al Senato. Io dico anche che, come donna, se mi tolgono un istituto elettivo, che è quello del Senato, di fatto io perdo una possibilità di voto, quindi sono meno uguale della signora consigliera che rimane consigliere regionale. Lei potrà votare i senatori, se passa la riforma io no, perdo. Oggi ce l'ho questo diritto, domani lo perdo, lunedì potrei perderlo. Non voglio entrare, però al momento attuale c'è un impegno ad arrivare a una legge elettorale per allora, il Senato anche su questo, sì, signore, che permetta ai cittadini di esprimere una preferenza. Di impegni, per competenza di informazione va detto. Certo, va detto, però anche su questo va smentita una fandonia che gira, che è quella, io ho visto in televisione una scheda elettorale della possibilità di eleggere i senatori quando non esiste nemmeno la legge. Si fa riferimento alla legge Chiti-Fornaro, che è solo una proposta, e il senatore Fornaro ha detto, non mi ricordo se è un deputato o un senatore, ma sembra un senatore, ha detto che non è meno depositata alla Camera. Quindi noi stiamo parlando di qualcosa, dicendo che il Senato è elettivo, perché l'ultimo refrain è che il Senato è elettivo. Il Senato allo stato attuale, con questa riforma, non sapremo come verrà nominato, perché di fatto si perde. Ma Marta Marchi sta dedicando che i cittadini italiani si sono autoprivati di un diritto di voto. No, si sono autoprivati perché hanno visto, e questa è la non applicazione della Costituzione, perché vedono che l'effetto del loro voto viene smentito. Io ne cito uno solo, sono stata citata prima come esponente del Forum dell'Acqua, dei Movimenti per l'Acqua. Abbiamo vinto, e con la signora Zapaterra ci siamo visti in consiglio provinciale quando era presidente della provincia, è stato vinto un referendum con una maggioranza inequivocabile e non c'è stata nessuna attuazione di quel referendum, tant'è che adesso addirittura Madia, ci aveva provato la ministra Madia a togliere questo quanto sancito dal referendum e a mettere la privatizzazione dell'acqua, ed è stata smentita dalla Corte Costituzionale. Allora, noi abbiamo presentato, proposto in questa fase di apertura del vostro confronto le obiezioni del no. Adesso vorrei proporre invece delle considerazioni di chi opta per il sì. E restiamo sul tema della distanza tra governanti e governati, che è sempre all'interno del tema, diciamo, della partecipazione, del diritto elettivo. Allora, parliamo di referendum e di legge di iniziativa popolare. Le leggi di iniziativa popolare, secondo la riforma Renzi-Boschi, presentano, diciamo, questa modifica: a fronte di un aumento del numero richiesto per la validità di una proposta di legge popolare, da 50.000 si passa a 150.000, vengono stabiliti tempi certi per la discussione e la deliberazione in aula, che naturalmente dovranno avvenire secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari. Per quanto riguarda il referendum, la proposta viene approvata se è avanzata da 800.000 elettori, quindi si alza, diciamo, il numero delle firme necessarie.
ma la votazione è ritenuta valida se la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei Deputati vi ha partecipato. Quindi questo equivarrebbe a ridurre il quorum, questo è l'aspetto si importante. La democrazia, no, non più il 50% più uno degli aventi diritto, ma il 50% più uno di quelli che hanno effettivamente votato in una precedente votazione politica. Ecco, sembrerebbe in questo modo, mi rivolgo a Marzia Marchi, che questa riforma, come dire, potenzi proprio i diritti dei cittadini. Che cosa è? Io ritengo assolutamente di no, perché le leggi di iniziativa popolare sono un istituto previsto dalla Costituzione. Allora, innanzitutto noi triplichiamo le firme, quindi da 50.000 dobbiamo passare a 150.000, che sappiamo, siccome appunto è la famosa sovranità che si esercita, che è molto faticoso raccogliere le firme, quindi farlo tre volte rende molto più difficile il lavoro dei cittadini come me che lo fanno a livello gratuito. Dopodiché dice ci sarà la discussione a data certa. Sì. La discussione non vuol dire l'approvazione, vuol dire che verrà calendarizzata, al contrario di quanto accade adesso, che tutte le leggi di iniziativa popolare sono ferme, viene calendarizzata. Però noi sappiamo che il nuovo Parlamento, se andrà avanti, eletto con l'Italicum, avrà una maggioranza premiata, quindi una maggioranza già certa alla Camera, il che significa che mettiamo in discussione la legge di iniziativa popolare, ma perderà molto, ma molto di più di adesso, la possibilità di essere poi votata, perché non è che interessa presentarle le leggi, interessa che siano votate. E allora, come sempre, andiamo nel campo di una applicazione delle possibilità di essere effettivamente rappresentati al Parlamento. Non dobbiamo dimenticare che questa riforma va in combinato con l'Italicum, che è la legge elettorale, che ha previsto il metodo di elezione di una sola Camera quando ancora non è stata approvata la riforma della cosa. Quindi ci sono già messi avanti. Ecco, questo è un grave dramma. Sul discorso del referendum, in realtà resta 500.000 la raccolta delle firme se, come dire, in realtà c'è una parte che rimane uguale. Questa del quorum. Si può mantenere 500.000 firme, però si ricade però nel si vecchio nel quorum sistema del 50%. E questa rimane, questo va detto. Quell'aumento delle firme, che sempre comporta un onere per chi raccoglie i comitati così, che cosa succede? Fa leva su un quorum minore, fa leva su una cosa drammatica, che è l'astensionismo, cioè che è il calo dei votanti, che è drammatico speculare dicendo vabbè, vi abbassiamo il quorum perché va a votare meno gente, cioè come dire, prendere atto di un fallimento. E quindi sostanzialmente non aumento niente, non cambia nulla, prendo solo atto che vota meno gente. Zapaterra. E chiediamoci perché. Da contestare quanto tempo ho? Nel senso che invece io credo davvero che anche il percorso dei referendum fin qui proposti dimostri che invece questa modifica della Costituzione dà più potere ai cittadini, non sottrae sovranità, ma davvero garantisce ai cittadini, pur con l'aumento delle firme, ma non credo sia un problema quello della raccolta delle firme, perché finora sono innumerevoli i referendum che abbiamo votato sperperando soldi pubblici andando alle urne, non raggiungevano il quorum e quindi finivano in nulla, e su questo noi dovremmo interrogarci. Certo, il numero delle firme è stato aumentato perché si deve andare a referendum davvero per una battaglia importante, per una battaglia sentita dai cittadini, per una battaglia che sia condivisa e che abbia davvero un interesse pubblico e non sia una battaglia di minoranza. E questo chi lo stabilisce? Una maggioranza no, adesso? Cioè, la maggioranza, lo stabilisce che l'aumento del numero delle firme dà una garanzia che se il referendum viene proposto possa passare al di là del quorum, perché altrimenti continuiamo ad utilizzare male, inutilmente e sprecando uno strumento importante come quello referendario in modo inutile. Per le leggi di iniziativa popolare, la riforma costituzionale che andremo a votare domenica garantisce che le leggi di iniziativa popolare possano andare avanti. Adesso l'unica certezza che hanno i cittadini che ne propongono una è che sia messa nel cassetto. E perché? Perché viene messa nel cassetto? Perché ci sono delle forze politiche che non la prendono nemmeno in considerazione. La legge sull'acqua è là da anni. Allora certo. Perché da domani dovrebbe cambiare? Questo che io mi dico, c'è la stessa gente, le stesse forze politiche in Parlamento. Ma la vittoria... Perché dovrebbe obbligo cambiare? Anche no, adesso ma si potevano discutere. Ma anche adesso si possono discutere. Si possono. Non è che mettendo l'obbligo... Si possono. Il problema è che la riforma costituzionale su questo garantisce più potere ai cittadini e meno potere ai partiti.
partiti, diciamocelo, visto che fino adesso abbiamo parlato di partiti che non fanno delle cose, chiediamo di votare sì ad una riforma costituzionale che sulle leggi di iniziativa popolare, su uno strumento importante come il referendum, garantisce di più i cittadini. Certo che, adesso mi faccio fare anche un chiarimento però, perché che la legge Fornaro non sia depositata alla Camera è vero, ma semplicemente perché Fornaro è un senatore e la può depositare solo al Senato, e al Senato è stata depositata. Non prendiamo in giro i cittadini. Non come esiste se una legge depositata alla Camera. Ma cosa ce ne frega se è depositata alla Camera? Non adesso esiste, con il fatto che le due. Stiamo parlando di nulla, Marcello. No, è una falsità. Parlando di nulla. Non c'è una legge per cui non possiamo votare. È una falsità. Finché il sistema, come è quello attuale, proprio perché due Camere fanno la stessa cosa, che venga depositata alla Camera o al Senato non cambia niente, perché il sistema della navetta, passaggio di qua e di là, non comporta problemi che venga depositata da una Camera o dall'altra. Con la riforma, certo, l'unica Camera ad avere il potere legislativo sarà la Camera dei Deputati con il nuovo sistema. Non in materia elettorale, perché il Senato nuovo avrà competenze anche in materia elettorale. Però non raccontiamo bugie che la riforma costituzionale sia legata alla legge elettorale, perché di leggi elettorali ne abbiamo cambiate quattro, dal Porcellum all'Italicum al Mattarellum, senza cambiare la Costituzione. È un impegno, allora, ma non è legge. C'è un impegno, ma stiamo parlando dei partiti che non fanno delle cose. Comunque adesso non è inutile che cavilliamo su questa cosa. No, non possiamo parlare di una cosa che non esiste, stiamo parlando di leggi. Allora, la Costituzione, parliamo comunque di quando nasce anche la riforma, si proietta sempre nel futuro, non è che sia legge. Ma non possiamo dire che diventerà il sistema di elezione dei senatori quando non c'è una legge in discussione, cioè non depositata. Vuol dire che non è aperta una discussione, quindi non possiamo parlarne come di una Senato, cosa che quindi, si farà. Io vorrei chiarire, giusto perché sul fronte di chi sostiene no la mistificazione tra la modifica della Costituzione e la riforma elettorale in questa campagna elettorale, credo sia stata la parte che ha avvelenato di più il clima e reso più incomprensibile ai cittadini il contenuto vero della riforma costituzionale. Esprimo una mia opinione personale: nonostante l'impegno del PD a cambiare anche la legge elettorale togliendo il ballottaggio e a modificare l'elezione dei senatori, io personalmente ritengo che andrebbe bene la riforma del Senato così come è stata proposta nel testo della Costituzione, perché altrimenti si fa passare il messaggio che più rappresentanti, più rappresentanti eletti dal popolo, migliore è l'efficienza del sistema istituzionale. Cioè, non è così. Andrebbe bene anche un Senato di secondo livello. Non è così, perché allora facciamo una riforma costituzionale dove da due Camere passiamo a quattro, tutte elette direttamente dai cittadini. Se pensiamo che quello sia il sistema per snellire, per migliorare, per governare meglio i problemi, la riforma la dovremmo fare per raddoppiare il numero dei deputati e dei senatori. Ma abbiamo visto che fin qui il numero eccessivo è stato un problema. Allora, diciamo la verità. C'è anche un altro elemento che ha avvelenato moltissimo il dibattito, ce ne sono stati tanti, ma adesso ne prendiamo in considerazione uno, ed è un problema di sfiducia da parte in particolare di chi tifa per il no nei confronti della classe politica e, meglio dire, della classe dirigente all'interno della politica. Tant'è che Beppe Grillo sei giorni fa incitava a votare di pancia, cioè a dare sfogo al malcontento, e proprio nei confronti della classe politica, di chi sta al governo. Quindi c'è stata una fortissima politicizzazione di questo voto, questo referendum viene usato, mi rivolgo a Marzia Marchi, come uno strumento per battere, diciamo, Matteo Renzi, la sua maggioranza di governo, comunque cambiare, diciamo così, voltare pagine, o si dice tornare al passato. Ma la domanda è, intanto, è comprensibile e giustificabile esortare a votare di pancia i cittadini rispetto alle affermazioni di diamo ai cittadini tutti i diritti possibili perché esercitino il loro diritto di partecipazione, perché rendano effettiva la democrazia? Non c'è qualche cosa, come dire, che stona in questo ragionamento? D'altra parte, se anche si esprime sfiducia nella classe politica, intanto non c'è riforma costituzionale che tenga per trasformarla, e poi non è che il giorno dopo noi abbiamo, come dire, una classe politica, o speriamo che cambi comunque in meglio, ecco, la classe politica che attualmente ci governa e che comunque attraverso una serie di alternanze ha visto al governo ora centrodestra, ora centrosinistra, oppure speriamo in una terza forza che miracolisticamente salvi
La nazione? Allora, la pancia, a me non sa, non ho il compito di difendere Grillo, che è responsabile di quello che dice, io rappresento i cittadini che gratuitamente, volontariamente, mettendoci tempo e soldi, e come ho fatto stamattina prima di venire qui, vanno in giro a volantinare a cercare di fare informazioni. La pancia però è stata una risposta che probabilmente Grillo ha dato in conseguenza di quello che è la pancia che ha messo in campo, non, dico, il Presidente del Consiglio di questo Paese, che in quanto tale non doveva prendere posizioni in maniera così esplicita. È un Presidente del Consiglio che manda a casa degli italiani questo ignobile documento in cui mette insieme l'opposizione come la famosa cozzaglia e dice tutti quelli che non la pensano come me sono un branco di scemi, perché sostanzialmente questo è il riferimento, il termine delle cose. Quindi io credo che aver esulato dai temi, come io ho richiamato più volte gli articoli, li conosco tutti questi articoli e se me li ero dimenticati me li sono ripassati, perché questo è vero, è stato fatto per fortuna. Allora, metterla sulla pancia è stato fatto da parte del partito che ha promosso questa riforma, di cui oggi sembra che l'Italia non possa fare a meno. Allora, io ricordo la battaglia del governo Monti, era lo spread, avevamo il panico perché non si dormiva più alla sera perché sale lo spread. Adesso, se non si svecchia la Costituzione, sembra che questo paese andrà a fondo. Allora, i diluvi universali, le cavallette, la cozzaglia, gli effetti di tutte le altre strumenti sono stati... Sono pancia che è stata messa in campo da chi vuole a tutti i costi far passare pancia, e quindi pancia. Io non sono d'accordo su questo, tant'è che continuo a stare sul merito. Non ci sarà l'Armageddon lunedì mattina, qualunque cosa succeda, dobbiamo essere tutti consapevoli però che se, come dice Obama, con la vittoria di Trump il sole continuerà a sorgere tutti i giorni, niente comunque sarà più come prima, perché se è riuscita la Romania, che aveva il nostro stesso sistema parlamentare a bicameralismo perfetto nel 2003, a cambiare la sua Costituzione, a quel punto passerà un chiaro messaggio sul fatto che in Italia le riforme non sono possibili. Grillo ha invitato a votare di pancia, io sono sulla posizione di Michele Serra della Macca di qualche giorno fa, che vorrei leggere per non dare l'idea che la copio male. Serra è per il no comunque. Serra è per il infatti, ma io vorrei proprio citarlo perché ci tengo, a differenza della prima parte nella quale lui è convinto che vincerà il no. Io invece rimango fiduciosa che i cittadini in queste ultime settimane abbiano capito meglio di cosa si parla rispetto a un mese fa. Michele Serra dice che il no di sinistra, che rispetto profondamente, il no di Rodotà e Zagrebelsky, il no dell'Ampi e di tanti miei amici, dice Michele Serra, sarà poco più di un niente, affogherà dentro il no di destra, quello di Brunetta, Berlusconi e Salvini, e soprattutto dentro il no grillino. Il no alla riforma Boschi, un secondo dopo l'esito del referendum, lunedì mattina, diventerà ciò che è davvero, un no a Matteo Renzi, e ce l'ha dimostrato l'espressione di Marzia Marchi adesso. Stiamo, più che della riforma costituzionale, si sta esprimendo l'antipatia verso il Premier. E l'esito del no, se dovesse mai vincere il no, io non lo spero di no, ma sarà davvero... che nel nome della difesa della Costituzione avranno vinto quelli che ne sono i tenaci custodi della sacralità della carta, che torneranno a occuparsi dei loro libri, figure politiche alle quali della carta non è mai importato niente, la vecchia destra, in questo caso convinta da sempre che la Costituzione antifascista sia roba da comunisti, la nuova destra populista che nelle regole vede solo un noioso impiccio tra il capo e il popolo, e i 5 Stelle, che sono gli unici davvero che incasseranno il risultato del no, e che qualunque cosa qualcuno avrà da ridire sarà colpa della casta. Io condivido questo pensiero di Michele Serra. Il dibattito, insomma, è comunque tra maggioranza e opposizioni varie, ma c'è anche Prodi, no, Stefano? C'è anche Prodi, era l'altro diciamo, commento che volevamo mettere a fuoco, che a un certo punto dice, 2 giorni fa, nonostante abbia delle obiezioni su questa riforma, però sento il dovere di rendere pubblico il mio sì. Siamo
molto vicini alla chiusura, quindi vi chiederei una risposta rapida per dire qual è il vostro giudizio, insomma, su questo modo di esporsi dell'ex presidente del Consiglio Zapaterra. Ma io credo che l'espressione del sì di Prodi sia comunque un dato positivo. Non so quanto trascinerà, non conto sul trascinamento, però ha avuto un ruolo importante in questo paese. Il governo Prodi, tra l'altro, è stato l'unico governo al quale le forze ambientaliste hanno partecipato, anche per un ambientalista convinta come Marzia Marchi. Mi stupisce il no, perché chi crede nell'ambiente ha sempre detto che non ci poteva essere sui temi ambientali un differenzialismo regionale, 20 regioni che hanno normative e fanno scelte diverse, quindi che adesso un ambientalista più convinto di me voti no al referendum verso una riforma che invece garantisce diritto alla salute, politiche ambientali e asset più condivisi, mi fa strano. È una che proprio da evitare questo... che rigetto in toto, che gli ambientalisti adesso, perché sono ambientalisti, dove debbano votare sia proprio una baggianata, perché in realtà sul tema ambientale con la clausola di supremazia avremo uno Stato che alla faccia dei territori e delle loro esigenze potrà imporre qualsiasi tipo di forma, penso al TAV, penso al ponte sullo stretto e così via. Su Prodi poteva anche stare zitto, perché non ne ha presa una in questi anni, voglio dire, non è stato proprio, io con tutto il rispetto perché è una persona che ha fatto delle cose, però voglio dire, da Prodi a niente a cena. Poteva anche il stare il programma zitto. Del governo che avete sostenuto, però prevedeva. Non l'abbiamo sostenuto, io non ho sostenuto niente, lei non lo sa. Gli ambientalisti. Sono costretto a chiedervi di andare verso la conclusione, un minuto a testa per lanciare un appello per il voto, ciascuno per la propria parte, evidentemente, a cominciare da Marzia Marchi per il no. Io ribadisco che è importante sostenere una Costituzione che al primo articolo esprime la sovranità, che la sovranità appartiene al popolo. E questo anche riferendomi a quell'appello, a quella cosa scritta nel 2013 da JP Morgan, una grande banca finanziaria, che dice che queste Costituzioni nate dopo il fascismo sono troppo socialiste e sono da modificare. Se va bene la modifica della Costituzione alla JP Morgan, non può andare bene a me, che sono una lavoratrice, una cittadina, una volontaria che si batte gratuitamente invece per avere le mie forme di rappresentanza, per cui io voto no. Marcella? Zapaterra. Io resto convinta che debba vincere il sì, perché la carta è nata con l'obiettivo di garantire democrazia, pace e istituzioni che funzionassero nell'interesse dei cittadini. A distanza di più di 50 anni non è più così, il sistema istituzionale non dà più risposte ai cittadini, si è ingenerata una sfiducia nelle istituzioni e nella politica che dobbiamo superare, e la vittoria del sì ci aiuterà a farlo. Bene, noi concludiamo questo confronto che è stato molto acceso, dimostrazione che le donne comunque che alla politica si interessano ci mettono il cuore. Ringraziamo voi dell'attenzione, ringraziamo naturalmente le nostre ospiti e buon voto a tutti. Grazie per l'invito. Buon voto, grazie.